Oggi dai, vieni qua, facciamo sto vino del cazzo. Dai, dai, che dai. Io oggi non ne ho neanche voglia. Dai, di due cazzate sulla tua squadra. Presentati. Sì, vabbè, ciao ragazzi, un saluto da Luca Mastrangelo. Oggi c'è qui Semprini che ha il suo momento di gloria perché la sua squadra ieri ha vinto contro il Napoli, che non si sa perché il Napoli ieri ha deciso di giocare con la testa tra le nuvole, si impegna con tutti, gioca al massimo con tutti. Ieri stavano pensando come, dove, quando festeggiare lo scudetto. Parlaci di questa svolta tattica di Ferguson, dai. Ringrazio intanto il mio amico Jack Bonaventura, vecchio cuore rossonero, grande Jack. Non siamo qui per parlare di Inter, siamo qui per parlare della tua squadra. Non parliamo di Inter. No, dai, vai. Te l'aspettavi ieri? Io sono incazzatissimo. Come incazzatissimo? Hai vinto quattro. Ma è qui che ti voglio. Qui che ti voglio. Perché ragazzi, questo è il campanello d'allarme forte, quello di ieri. Voi siete tutti, tutta la gente. Non mi dire che volevi perdere. Alla grande. Allora questo sarà il titolo: Semprini arrabbiato, due punti, volevo perdere. Alla grande, ieri che dovevamo perdere, no, se andate a fare la partita della delle vita. Partite. Allora, io spero che, di avere a che fare con gente intelligente, cioè abbiamo visto che Napoli ieri non ha giocato. No, l'avete visto o no? Perché me lo sogno io. Dopo non fate come Origi. Guarda che milanisti, poi i milanisti ti danno addosso e dicono: ah, ma non milanisti... sei milanista perché ma ieri non... abbiamo allora, fatto la grande prestazione invece di dire che ma siamo stati... Ma parlano così i milanisti? Tutti. Ah, vabbè, a posto. Parliamo tutti così. Il discorso è questo qui. Il discorso è, per il Milan sicuramente ieri era fondamentale per la Champions, per questo quarto posto, per tutto, e l'importanza era... Il Napoli contava come una nocciolina, cioè quella partita di ieri contava con una nocciolina trovata per strada, meno di un caso. Però bisogna dire una cosa, sai. Aspetta, fammi finire il ragionamento, cioè... Qui il danno grosso è che noi nella testa, cioè io ho paura che sia un cavallo di Troia questo. Cioè, ieri loro ti hanno fatto credere che tu puoi fare. Io non sono così convinto, ma me lo auguro, ma non sono così convinto che quando conterà, perché quella di ieri per il Napoli, ripeto, con 186 punti di vantaggio, contava meno di un cazzo, e non mi fate la storiella del 4-0, 4-0 nella testa. Sì. Nella testa così. Mentalmente influisce e non recuperano, c'entra niente, attenzione, è un trappolone. Posso dire la mia? Voi avete, il Napoli ha due nemici. Il primo, io sono stato la settimana scorsa a Napoli due giorni, il primo nemico è l'entusiasmo e l'aria di festa che loro da un mese hanno in città. Lì la festa è già partita da un mese e non vorrei che arrivano nel fondo che a furia di festeggiare staccano la spina come hanno fatto ieri anche in altre partite. Quindi tutto questo troppo entusiasmo non lo so se gli fa bene ai giocatori. E l'altra cosa è che voi avete avuto la botta di culo che si è fatto male Osimhen, che è al 30% della squadra, secondo me. Con tutto il rispetto per Simeone o per Raspadori, Osimhen è un'altra cosa per me. Sì. Allora, per noi non abbiamo neanche sfigurato nella partita di andata, sebbene abbiamo perso 2-1, meritavamo. Noi, questo sì, però ripeto, io mi riservo perché per me quella di ieri è un trappolone di sexy Luciano, per me, perché io... Trappolone involontario, perché mi rifiuto di pensare no, che... è involontario, ma è un discorso anche un po' di stare lì con la testa, di avere le motivazioni giuste, cioè c'hai 20 punti di vantaggio, che Maldini, hai vinto il campionato. Non rompere il cazzo, cioè, mi ha detto che Maldini, come dire, dai, vaffanculo. Sexy, cioè, occhio, perché Sexy Luciano può dire e fare quello che vuole. Ma appunto, c'ha la maggior ragione, capito? Cioè, è andato a lamentarsi con l'arbitro, cioè, per il fallo di Lobotka, cioè, che cazzo gliene frega, ma campa sereno, hai vinto, bravo, bravissimo, basta. Però, al di là... io ripeto, per me è un trappolone, vi dirò, guarda, voglio essere premonitore, perché vi faccio anche da premonitore. E vi dico, 1-1 Milano, partita combattuta, e 2-1 Napoli. Per chi? Per loro? Per il Napoli, ovviamente. E vi dico anche che così si salvano capre e cavoli per tutti. Ah, io se andate fuori sono contento. Non è che voi siete messi in molto. Vabbè, non siamo qui per parlare. Non parliamo comunque, di Inter. Comunque, venendo al tuo amico Ferguson,
bisogna dare atto che il tuo amico Ferguson, nel momento della stagione in cui non ci stava capendo niente, che ha preso 1, 2, 3, 4, 5 gol tutti in sequenza e ha preso 5 partite con questa escalation di gol clamorosa, a un certo punto ha detto basta, bisogna cambiare, difesa 3. Adesso che ha visto che certi giocatori sono tornati un po' in condizione, gli sono tornati qualche infortunato, gli è tornato a fare il suo classico, la sua classica difesa 4 e i risultati gli stavano dando ragione. Quindi è un allenatore che nel momento in cui di confusione ha fatto una mossa tattica che alla fine si è arrabattato e alla fine... Tanti interisti dicono perché Inzaghi non cambia mai, che invece Piole ha cambiato e è uscito dalle sabbie mobili? Tu che spesso ogni tanto insomma Pioli lo critichi, cos'hai da dire? No, io cosa ho da dire? Cos'hai da dire? Ieri sera non ho da dire niente, non ho da dire, però potrei dirti che l'Udinese hai perso una partita e l'Udinese ha preso 3 gol dal Bologna domenica con una squadra di morti, quindi cioè, ti posso dire questo, ti posso dire, quindi... E la partita di ieri sera sicuramente fa, a mio avviso, se fossi un dirigente, mi fa ancora più incazzare, perché vuol dire che comunque tu te la potevi giocare e hai buttato via. Questo mi dice la partita di ieri. Dall'altra parte, io voglio vedere venerdì con l'Empoli. Sono curioso, sono curiosissimo. In casa con l'Empoli. Ah, vabbè, in casa con l'Empoli. Fa gol Divock. Fa gol Divock. Non esagerare. Fa gol Divock. Stiamo esagerando qui. Milan-Empoli fa gol Divock. Giocatevelo marcatore. Divock, ve l'ho detto io. E invece Leao... È tornato Leao. E adesso cosa è successo che Leao è tornato Leao? È perché è tornato nella sua posizione originaria? Perché la condizione... Cosa è successo? Da quello che so io sembra che si stia chiudendo un po' la telenovela del contratto... E abbiamo finito adesso di fare un po' di... Ma rimane o non rimane? Rimane. Rimane? Questo è uno scoop di Semprini. Leao rimane al Milan? Sì. Scoop di Semprini, Leao rimane al Milan? No, perché c'è tanta gente che dice che no, se ne va. Leao rimane al Milan. Comunque il contratto di rinnovo lo firmerà. Ah, che non vuol dire rimane allora. Se arriva una proposta indecente che il Milan ritiene congrua, si valuterà. Però Leao, contratto di rinnovo col Milan, lo firma. Questo te lo dico io. Addirittura? Sì. Quindi abbiamo la bomba di giornata. Leao rimane al Milan. Come ti dico anche che il tuo amico Simone se ne va. E se ne al destino va. Segnato. Concludiamo il video, però mi devi spendere due parole... Per quel giocatoraccio, secondo me, ma che è il tuo idolo, che adesso è tornato un po' il buon Calabria. È tornato Calabria, il mio amico. Cioè, è facile. C'è un Calabria che ha annullato il fulmine georgiano, l'ha sbriciolato lì, lo teneva a guinzaglino. C'è un Calabria che io continuo a dire, signor Mancini, io non so come fai a fare le convocazioni, ma Calabria è imprescindibile. Vabbè, da quella parte lì c'è in teoria Di Lorenzo, che è il terzino destro della squadra che sta dominando il campionato, fai fatica. E poi ha chiamato il signor Darmian, che sinceramente per me non è peggio di Calabria, anzi, vi posso invidiare tanti giocatori. Ce n'è più di uno. Calabria. Hernandez, che giocherebbe nell'Inter, sicuramente ce n'è più di uno che giocherebbe nell'Inter, ma Calabria, sinceramente. Calabria è da capire, Calabria. È da capire. O lo capisci o non. Cioè, come un quadro, ho capito, di Monet. O capisci l'arte o lasci perdere, dici vado da un'altra parte per il corpo. Va bene, è come questa... la vena realizzativa di Lukaku, capito? Quella è da capire. Con questa citazione artistica su Monet, noi vi salutiamo, mi raccomando, seguite Semprini su Instagram, clic 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 clic, seguitemi a me per la strada quando mi incontrate, mi seguite, poi come dico sempre fate quel cazzo che vi pare, ciao. Ciao.